Zaia, tutti lo sanno, è presidente della Regione Veneto. È qui per parlare della guerra del meteo, ma vorrei agganciarmi un attimo alla questione della Costa Concordia e chiedervi che cosa state facendo voi a Venezia, perché insomma, che Dio non voglia, ma queste navi da crociera in laguna potrebbero essere una minaccia seria, eh? Ma guardi, io la ringrazio per questa domanda. Spieghiamo innanzitutto quello che difficilmente si riesce a capire. Noi siamo tutti favorevoli alla fuoriuscita delle grandi navi sopra le 40.000 tonnellate, è quello che prevede la legge, quindi le navi da crociera per capirsi, dal bacino San Marco, canale della Giudecca. Molti cittadini, soprattutto quelli stranieri, pensano che queste navi girino per il Canal Grande o robe del genere. Assolutamente no, queste navi si vedono dalla città storica ma non entrano nella città storica. E c'è un problema però, il problema qual è? È che una parte dei comitati non vuole solo la fuoriuscita delle navi dal bacino San Marco Canale Giudecca, ma vuole la fuoriuscita delle navi da crociera dalla laguna, il che significa rinunciare alla croceristica, che per noi significa quasi 300 milioni di fatturato, 5.000 posti di lavoro e quasi 2 milioni di presenze. Ricordiamo che in laguna entrano già delle navi, delle grandi navi, che sono quelle che vanno a Porto Marghera e danno una viabilità alternativa, quindi non hanno la stessa viabilità acquea delle navi da crociera. Chiudiamo, diciamo, chiediamo una viabilità alternativa per arrivare a tutto qui. Chiudiamo questo argomento e...